delle protuberanze orrende. A volte mi danno fastidio. Mi sembra che ne stiano comparendo sempre di più. Mi tocco in continuazione per controllare che non ne siano spuntate altre. È diventata quasi un'ossessione. Mi spezza il cuore vedere quanto Levi soffra per quelle strane protuberanze. Hanno cambiato il suo modo di essere. Questa sull'avambraccio e quella sulla gamba sono le più grandi. Sono grandi quanto una pallina da golf. E scendi? Mi alleno dalle 4 alle 5 volte alla settimana. Meglio. Il mio patrigno ha vinto la medaglia d'oro ai giochi del Commonwealth nel sollevamento pesi. Su, piano. Temo che aumentando la massa muscolare e riducendo quella grassa si vedranno di più. Appena hanno fatto la loro comparsa, lui ha iniziato a sentirsi molto insicuro. La cosa che mi ha preoccupata di più è stata la quantità. Dipende dal mio umore. Più mi sento giù, più il problema diventa insormontabile. Meglio. Salve. Siamo qui per la dottoressa Emma. Accomodatevi, arriva su. Grazie. Prego. Una vita senza protuberanze sarebbe bella per diversi motivi. Potrei finalmente sentirmi più a mio agio con me stesso. Levi, giusto? Sì, sono Levi, salve. Sono la dottoressa Emma, piacere. Piacere mio. Venga. Grazie mille. Si accomodi pure sul lettino. Allora, che problemi ha la sua pelle? Sono circa 5 anni che ho delle protuberanze su tutto il corpo. Continuo a scoprirne di nuove, alcune sono molto grandi e in alcuni punti ne ho tante. Quindi hai iniziato a tastare, a schiacciare e a contare? Basta fare così. Alcune sono così piccole che neanche si notano. Io però le vedo tutte. Per il resto sta bene? Mi prendo cura di me stesso, mi alleno molto in palestra. Sembra molto in forma e in salute, molto in forma. No, i complimenti mi imbarazzano, ma grazie. I complimenti imbarazzano tutti, no. Ma basta dire grazie. Grazie, e sono messo bene. Bene. La fanno sentire diverso ogni volta che le vede? Sì, soprattutto da quando mi alleno. Sono fiero del mio fisico, ma spesso ho la sensazione che mi impediscano di apprezzarmi veramente. Adesso le faccio mettere un camice, darò un'occhiata alle protuberanze e poi vedremo. Fantastico, grazie. Oh mio Dio! Ok, oh, gli aghi non le fanno paura. No, sono impressionabile invece. Non credo proprio. Voglio vedere bene dove si trovano tutte le protuberanze, se non è un problema. E iniziamo da queste qui. Allora. Questa è una protuberanza che sporge tantissimo. Se vuole provarci, non mi fa male. Schiacci pure. Quindi sono molli, sporgenti e si muovono. Sono decisamente dei lipomi. Sappiamo che sono benigni e sappiamo che se li lasciamo dove sono non avranno alcun effetto sulla sua salute. Il fatto però è che le danno fastidio da un punto di vista funzionale. In altre parole, alcuni le fanno male. E sono fastidiosi anche da un punto di vista estetico. Nel caso volessimo intervenire, l'unica cosa da fare è praticare un'incisione sulla pelle e spremerli. Lei che ne dice, Levi? Direi che è perfetto, grazie. Ok. Preferisco avere una cicatrice che loro. Ok, bene. Quello è il più fastidioso. Irrigidisca il muscolo il più possibile. Bene, così. Eccone uno. Allora sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ora le faccio l'anestesia. Non è costretto a guardare, eh? No, infatti. Ok, sentirà un pizzicore, è solo l'anestesia. 1. 1. Cerco di fare piano. Punturina, è molto rilassato, non la disturba guardare, vero? Se fa male farò solamente una smorfia. Esatto, ci siamo. Punturina. No! Punturina, bravissimo. Questo fa male. Utilizzerò una tecnica di asportazione mini-invasiva, il che significa che cercheremo di rimuoverli creando un'incisione che sia la più piccola possibile. Non dovrebbe sentire niente di tagliente, né dovrebbe farle male. Mi dica se non è così. Allora, quello è... Questo è il lipoma. Ora sto procedendo a isolarlo dalle strutture circostanti e poi speriamo di riuscire a spremerlo. È come schiacciare un brufolo. Lo ha strappato? Sì, è meglio perché non si creano traumi, non si lacerano vasi sanguigni.
Sono contento, uno finalmente è andato. Passiamo al secondo. Quello che fa è una specie di... Di levatorsoli. È come un levatorsoli. Oh. Si chiama Punch. Vediamo se riusciamo a sentire il rumore che fa. Va bene. Ho sentito pop. Sì. Schiaccia, schiaccia. Ho sentito la pressione attenuarsi. Anche io. Ora non sono neanche più agitato. Sì, anche io. Adesso ci ho preso la mano, so cosa fare. Ora può rimuovere il prossimo come si deve, eh? Passiamo a quello grosso. Proverò con il bisturi circolare per fare l'incisione più piccola possibile, ma potremmo doverla allargare. Ci provi. Oh, non si sposta. Qui dovremmo fare un'incisione più grande. Questo è bello grosso, sì, vero? Sì, è grande. Respiri? Lo vedo, la testa è uscita. Va è un bene. Maschio! Oh, è andata, l'ho sentito. Si è divertito? Veramente sì, mi sono proprio divertito. Si capiva che si stava divertendo. È stato un vero spasso. Vuole vedere i suoi lipomi? Erano proprio tanti, wow. Levi è stato davvero uno spasso, perché ha voluto assistere a ogni fase dell'intervento, a partire dall'iniezione fino ad arrivare all'incisione, allo schiacciamento. Era rapito dall'operazione. Io mi sono divertita, schiaccia, 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 schiaccia. È stato un giorno spassoso.